Bella, sì ragazzi, oggi vi porto il Gine, un saluto da Method. Allora, non volevo portare questa live perché nel vedere la mappa Ocean, assolutamente, nel vedere ZGZ Test, insomma nel vedere Kid, non lo so, cioè nel senso che la vedo abbastanza dura per fare una live per spiegarvi come si usa il Gine, perché qui praticamente non. Non c'è molto da fare, c'è solo da sperare di che le BB sparino bene. Stare attenti al CV. Vabbè, noi ci proviamo. Allora, qui praticamente, allora, abbiamo spotting range 5,9, firing range. Batteria principale arriva a 15,5, la potenziata, siluri a 16,5, sono i secondi migliori siluri dopo quelli del Shimakaze. A 7,2, come vedete avete la possibilità di scegliere il consumabile, e è un di tuttofare praticamente, molto buono come antiaereo, e niente, è un tuttofare praticamente. Sparano il cannone ogni 3 secondi, sono 4 torrette minate. Niente, qua bisognerà un po' fare di necessità virtù, sperare che non. Sperare che vada tutto bene. Se così si può dire. Sperando che queste qua non girino. Questo conquistato. Qui 4 le abbiamo buttate giù. Un siluro è finito sulla Missouri. Z23 che sta andando a fuoco. Un altro siluro non so dove. C'è il Kid. Siamo ancora un po' di tempo per. Ok, qui sarà meglio sparare direttamente. Lui ha sfumacchiato. Sì, questa mappa non è che ci si possa spiegare molto. Bah, vabbè. Oh, un Gearing. Ok,
team has taken the lead. Hanno un red bar. Altro siluro che non so su chi è andato. C'è la ZG test che... Il fumo del game dura un sacco. Incendio. Me ne devo andare da questa zona perché sto rischiando veramente troppo. Al riquarto che proviamo, ma senza siamo stra in vantaggio perché senza la loro CV è dura. Ho centrato anche un ebook. Dato proprio in mille pezzi. Mi sa che se la sono giocata male loro. Abbiamo ancora un po' di... Arriva che può attivare il radar e siamo fottuti. Devo andare. Ok, fuori dal detectamento. Posso ritornare nel mio fumo. Critical engine damage.
massimo sì. Merda, non mi sono accorto, ho fatto una cazzata. Merda, sono morto. Ragazzi, quello che potevo fare ho fatto. Certo, guarda, qui è impossibile. Partita bella dura questa qui, ragazzi. Non so se ce la facciamo a vincere. Bisogna vedere se la Kurfus va giù. Ok, hanno fatto fuori il kill, forse abbiamo vinto. No, non ancora. Sì, però con 2 DD sicuramente. Beh, la partita non è andata malissimo, avete visto che ha proprio potuto fare il game. Vabbè, questa forse non era la mappa ideale, però almeno 122.000 danni li ho fatti. Vedremo nel finale come va a finire. Di un imbecille col Fletcher che non ha cappato, abbiamo perso. Questo non è arrivato secondo, niente, ha fatto 122.000 danni con Rikirin. È un buonissimo DD, lo come proprio un tuttofare, ve lo consiglio. Grazie ragazzi, alla prossima, ciao ciao!